In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise di Lecce, all'udienza del 7 giugno 2022, ne dichiara De Marco Giovanni Antonio colpevole di reati a lui ascritti e unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena dell'ergastolo, nonché al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare. Siamo all'interno dell'aula bunker del Borgo San Nicola. Appena letto il dispositivo da parte del presidente Pietro Baffa, da parte degli avvocati, soddisfazione per la sentenza emessa, tanto rammarico e lacrime in aula da parte dei genitori. Avvocato, i genitori ovviamente sono usciti in lacrime, è pensabile un perdono? Non me lo chiedo, non credo che si possa perdonare, non credo che ci sia perdono da parte di nessuno. Non c'è stato pentimento da parte del carnefice, figuriamoci ora perdonarlo, mi sembra esagerato chiedere questo. È un dolore che non ha termine, non può avere termine. Avvocato, è difficile parlare di soddisfazione? Però... È possibile parlare di soddisfazione perché questa è una sentenza giusta ed è una sentenza magari per la comunità, però... Io difendo le sorelle di Daniele, sono delle persone devastate e non avranno ristoro da questo. Si può parlare di giustizia perché come funzione sociale l'ergastolo è importante, no, per la comunità, però per loro comunque è un dolore inarrestabile e quindi non ritengo che possa parlarsi né di soddisfazione né di vittoria. Non è passata ovviamente l'infermità mentale che era stata richiesta, vi sentite soddisfatti della sentenza? Beh, da un punto di vista processuale sicuramente sì, cioè nel senso che quello che noi abbiamo sostenuto era l'interrogativo di questo giudizio e, ripeto, con l'ausilio dei nostri esperti abbiamo sempre cercato di sostenere anche la perizia disposta alla Corte e arrivata a queste conclusioni che fosse pienamente capace di intendere e di volere e la Corte si è pronunciata in tal senso.